La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Sono stato ospite di questo evento sulla Palestina al centro storico di Napoli. Un evento tenuto in piazza, la famosa piazza del Gesù, dove i relatori hanno avuto modo di parlare liberamente, quindi di incuriosire anche i passanti. Quello che vi posso dire di importante è che mi sono reso conto che sulla questione palestinese la verità è talmente nascosta, è talmente stravolta dai media tradizionali che la gente di fronte a delle verità alternative ma incontrovertibili rimangono veramente scioccate, rimangono basite. È bastato per esempio raccontare chi sono i ministri di quella che viene definita la più grande democrazia del Medio Oriente, quale fosse la loro estrazione, quasi tutti vengono da movimenti che sono stati definiti anche terroristi. E Ben Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, proviene da una organizzazione che è stata definita terroristica. Ci ricordiamo di lui quando minacciò il premier Rabin, che voleva la pace con i palestinesi, e disse: guarda che noi siamo arrivati e alla tua macchina, mostrando proprio un oggetto rubato dalla macchina di Rabin, e possiamo arrivare a te, stiamo arrivando anche a te. Infatti dopo qualche settimana Rabin fu ucciso, quello fu il giorno in cui morì la pace in Palestina e in Israele, perché da quel momento in poi la guerra divenne un qualcosa soltanto di rimandato. Oh, ma il massacro dei palestinesi era ormai già scritto. Bene, questo personaggio è diventato il responsabile della sicurezza, quindi della polizia, ministro della sicurezza nazionale. E già questo dato, quando lo racconti alla gente, rimangono ovviamente scioccati, soprattutto quando poi racconti che non si tratta di una pecora nera del governo Netanyahu, ma sono più o meno tutti così. C'è il ministro che ha dichiarato recentemente che vorrebbe buttare una bomba atomica su Gaza, quello che dichiarava che i villaggi in Palestina andrebbero rasi al suolo, e stiamo parlando di ministri, cioè di gente che fa parte del governo. Bene, quando racconti queste verità, anche il passante che si trova per la piazza e gli arrivano queste notizie, si ferma ovviamente e rimane ad ascoltare, perché quando tornerà a casa, sul suo divano, accendendo la televisione, sentirà parlare di Israele come la più grande democrazia del Medio Oriente. Allora noi a quella persona, stasera in piazza, abbiamo dato degli strumenti in più per capire. Per questo le manifestazioni sono importanti, per questo è giusto scendere in piazza anche a parlare con 10 persone, perché quelle 10 persone diventeranno delle gocce che poi formeranno l'oceano della consapevolezza, quello che poi alla fine travolge tutto. Io vi ringrazio, tutti gli approfondimenti sul sito francescoamodeo.it. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.